ingredienti sono 50 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina di riso, 100 g di amido di mais, 2 uova, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e sale, quanto basta. Per il ripieno invece una patata media, un cespo di radicchio rosso, 100 g di speck, mezza cipolla, 50 g di grana grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale. Ben arrivata la signora Maria Vittoria. Grazie. Prima classificata della sezione primi piatti, e ci presenta fagottini saraceni. Esatto. Fagottini saraceni, anche molto belli da vedere, ce li ha già portati pronti. Ci vuol parlare un attimo della sua ricetta, signora? Sì, allora la ricetta prevede l'utilizzo di tre tipi di, chiamiamole, farine. Sì, due sono farine, a quanto ho visto, e uno è un amido. È un amido, esattamente. Okay. Tutte le farine sono senza glutine, chiaramente. È amido di mais, chiamato anche maizena, farina di riso e farina di grano saraceno. Ok, quindi poi c'è l'introduzione, ho visto, dell'uovo. Esatto. E dell'acqua. E dell'acqua, poca acqua, e un pizzichino di sale, chiaramente. Perfetto. Io farei entrare la nostra nutrizionista Stefania con l'elenco anche degli ingredienti. Bene. Allora, gli ingredienti sono 50 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina di riso, 100 g di amido di mais, 2 uova, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e sale, quanto basta. Per il ripieno invece una patata media, un cespo di radicchio rosso, 100 g di speck, mezza cipolla, 50 g di grana grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale. Perfetto, io ti farei entrare dopo, Stefania, così almeno con la signora iniziamo, Maria Vittoria, a preparare proprio la sfoglia per i fagottini. Esatto. Ok, lei ha qui una bilancia, iniziamo a pesarci gli ingredienti. Esatto. Cominciamo col grano saraceno. Che sono quanti grammi? 50 grammi di grano saraceno. Ok. Gli servirà una boule di vetro per andare a impastare. Esatto. Okay. Ottimo. Vogliamo tarare così poi? Sì, okay. Va bene. Perfetto. Farina di riso. Farina di riso che sono 100 grammi. Ok, questo è un taglio fine, vedo. Sì. Ok, quindi il taglio fine è anche per incorporare meglio l'uovo. Esatto. Perfetto. Ecco, sarebbe meglio usare per queste preparazioni, se sì. possibile, delle farine di riso, sì. si chiamano termotrattate. Sì, sì, sì. Perché così... Ci vuoi spiegare cosa sono? Ecco, sono farine che hanno subito un trattamento termico. Sì. Che scaldando l'amido permette più facilmente la sua gelatinizzazione. Okay. Perché essendo farine senza glutine sono molto difficili da impastare. Certo. E la termotrattazione ci aiuta in questo procedimento. Perfetto. Ecco. Quindi poi andiamo a trasferire tutto all'interno della boule. Esatto. E andiamo a miscelare le tre farine. Decisamente. Anche sì, esatto. Vanno un po' mescolate in maniera che si formi una... Io intanto le do. Sì. Se la maizena fa i capricci, si può setacciare, perché spesso la maizena si comporta un po' come lo zucchero a velo, sì. fa i grumi. E noi eventualmente si andrebbe a setacciare, anche se già l'abbiamo già sì, fatto. Sì, infatti, no, lo dico magari. Certo, fatto bene a precisarlo. Se vuole l'aiuto anche con l'introduzione delle uova. Ok, due uova. Okay. Due uova intere. Due uova intere, esattamente, sì sì. E poi vedo dell'acqua. Sì, ora. Se è necessario oppure... No, è necessario, è sempre necessario. Però la quantità varia, nel senso, di solito mi basta una tazzina, ma sì. può essercene anche bisogno di un po' di più. Si può mettere anche un po' di olio di oliva. Sì. Lei viene da Genova. Sì. E non è celiaca, vero? No, non sono celiaca, ma ho un familiare intollerante al glutine. Sì. Ultimamente anche mia nuora si è scoperta intollerante al glutine, quindi sono due. E si è appassionata alla cucina, esatto, senza glutine. Esatto. Poi ho degli amici di mio figlio che sono celiaci proprio dichiarati. Sì. Vuole un pezzettino di sale pure? Sì, grazie. Ok. Mi dice lei basta, Sì, sì. Ok. Sì, direi che può bastare. Ok. Sale serve più che altro per esaltare i sapori. Ok. Io direi di parlare anche di qualche ingrediente, Stefania. Certo, di che cosa vogliamo parlare? Intanto io dello speck? Lo speck, alimento italianissimo, sì. perché prodotto in Alto Adige, esatto. ha il marchio ormai IGP, quindi di origine controllata e garantita.
ottime carni, molte proteine, non molti grassi, per cui direi che è un ottimo secondo piatto da alternare alla carne, e come insaccato è quello che rientra anche nelle diete ipocalori. Certo, quindi anche la scelta di questo ingrediente, signora Maria Vittoria, è stata una bella scelta, perché me l'ha andata a abbinare con le patate, il radicchio e lo speck. Okay. Sì, è un piatto del nord, dell'Italia nord orientale, se andiamo a vedere, perché anche il saraceno è una farina che si usa molto, per esempio, in Friuli. Sì. Allora, io sto iniziando magari a preparargli la salsa che mi ha concesso di preparare, andando a mettere un pochino di burro. Ok. Poi faccio un battutino di scalogno, quindi andando a riprendere in particolar modo il suo interno, il suo ripieno. Quindi lei sta ora continuando a impastare, esatto, vedo, no? Mi servirebbe un filo di acqua in più. Perché... Certo, noi la facciamo subito prendere. Grazie. Ok. Perché dipende poi anche tanto non dalle tiepida. Condizioni, diciamo, atmosferiche. Se certo. C'è più umidità ne serve meno. Ok. Quindi, questa è la nostra base. Questo lo rimettiamo a posto. Ora gli arriva nuovamente l'acqua. Sì. Facciamo sciogliere leggermente il burro e andiamo a introdurre la cipolla. Mi vuol parlare un po' del ripieno, come lo fa? Sì, il ripieno si fa bollire una patata media, per questa misura basta, e si schiaccia con schiacciapatate o anche semplicemente con la forchetta. Ok. Si taglia il radicchio a listerelle. Sì. Si fa insaporire in padella per 6 minuti, 7, con la cipolla tritata. Sì. E si trita lo speck a coltello abbastanza fine. Si riuniscono tutti questi ingredienti, chiaramente raffreddati in una bowl, con parmigiano grattugiato, sale, penso che non sia il caso, io non lo metto mai perché lo speck è molto saporito, e il radicchio di Treviso anche, ha un bel agretto che fa piacere. Sì. E si mescola tutto bene, senza uovo, senza niente. Ok. Io direi anche, Stefania, l'introduzione del grano saraceno, uno dei cereali più importanti nella alimentazione del celiaco. Io lo utilizzo tanto nella mia cucina. La signora, quando me l'ha messo dentro nella sua ricetta, mi ha incuriosito tanto anche come andava a bilanciare le tre farine. Sì, allora, intanto diciamo che si chiama grano saraceno o grano nero, ma non è un cereale perché non appartiene alla famiglia delle graminacee, quindi può essere utilizzato tranquillamente dai celiaci. Io però direi e consiglio sempre di utilizzarlo anche dai non celiaci, proprio per alternarlo a quelli che sono i cereali classici che noi utilizziamo quotidianamente. È ricco di ferro, di sali minerali, in particolar modo di magnesio, di tutto il gruppo delle vitamine B e anche di vitamina E. Contiene poi una buona quantità di proteine e di aminoacidi essenziali, quelli di cui il nostro organismo ha bisogno, quindi direi che è molto utile anche per gli sportivi, perché fornisce una buona quantità di energia con un basso apporto calorico. Sì. Ottimo anche per i bimbi molto piccoli, in gravidanza, e nelle donne in allattamento. Ok, ottimo. Quindi ottima scelta, se non avete. Grazie. Io sto andando a concludere la sua salsa e ho messo base di burro, cipolla, radicchio. Ok. E poi andiamo a introdurre dello speck. Vogliamo dire due parole anche sul radicchio? Certamente. Anche perché il radicchio, già Plinio il Vecchio ne conosceva le proprietà depurative. Alimento tipico invernale, quindi da utilizzarsi proprio in questa stagione. Perché il colore rosso? Perché è ricco di antociani, quindi di polifenoli, che sono quelli anche del vino rosso, quindi proprietà importanti come antiossidanti e addirittura nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Grazie alla presenza poi di sostanze amare favorisce la digestione, depura il fegato, è ricco di fibre, di vitamine e di sali minerali. Attenzione nell'acquisto, perché deve essere acquistato con le foglie fresche, non avvizzite, e deve essere conservato al fresco proprio per mantenere le proprietà nutritive. Certo, io vedo che lei ha finito il suo impasto, quindi il passaggio successivo quale sarebbe? Allora, il passaggio successivo, dunque, queste farine non hanno bisogno di essere
essere lasciate riposare, perché non contenendo glutine non c'è bisogno che il glutine si distenda, quindi possono essere lavorate subito dopo la preparazione dell'impasto. Okay, si però... taglia sì? l'impasto a pezzi piccolissimi, in queste farine non si può fare la classica sfoglia. Si taglia un quadratino, si appiattisce prima col mattarello, poi si passa nella macchina sfogliatrice a mano o elettrica, sì. Lasciando però come dire alla prima tacca, cioè la sfoglia non può essere tirata troppo sottile, certo, perché sennò tenderebbe a sparare. Esatto, si rompe, quindi si preparano pochi pezzettini di pasta alla volta, si fanno dei piccoli quadratini, si rifilano bene col coltello o con la rotella e si fa proprio un quadrato. Una puntina di ripieno dentro all'impasto, sì. E poi questo quadrato vengono prese le quattro cocche laterali e si mettono verso il centro e si pinzano con le mani semplicemente. Direi che è bravissimo. E si forma il fagottino. Andiamo a buttare la pasta? Sì. Okay. Ah, bisogna dire che va lasciato riposare 2-3 ore almeno prima di metterlo a fuoco, a cuocere. Ok. Io vado a salarla l'acqua. E vuole prendere lei i fagottini così li mettiamo? Sì. Ok. Lei quante ne mangia? 6 o 7. Addirittura. Di solito a pranzo? Questi sono dei piccoli fagottini che abitualmente fa la domenica? Sì, esattamente. Quindi sono anche per le parti festive? Esatto, sì. Quanto tempo di cottura ci hanno, signora? Almeno 15 minuti, perché la sfoglia è spessa e quindi sì. E la grana di questa pasta è piuttosto tenace e quindi devono cuocere, se no rimangono cremosi. Perfetto. La bollitura deve essere un po' leggera, non devono sì. bollire forte. Quindi lascio un copertino così un po' scoperto. Ok. Così non si rompe la pasta. Perfetto. Bene, signora Maria Vittoria, abbiamo ancora i ravioli quasi in cottura, sono quasi pronti, però vedo tanta manualità e vedo anche una grande passione in cucina, la sua. Sì, diciamo. Mi diceva che è figlia d'arte, no? Sì, diciamo di sì. Mamma nella sua gioventù era cuoca, adesso è in pensione. Poi c'è il marito che era... Il marito che ha studiato... Scuola alberghiera. E il figlio ora anche in cucina. Il figlio anche, sì, sta facendo il quarto anno dell'alberghiero pure lui. Bene. E io ho preso questa passione così. Adoro stare in cucina, mi rilasso. Sì, anche perché si nota in quello che fa. Grazie. Io direi di togliere... piccole cose, così ci facciamo un po' di spazio, ok? E andiamo a scolare i suoi fantastici fagottini. Ok, guardi anche un po' lei se ci siamo. Sì, direi che stavolta sì. Quindi sono, stanno gonfiando, sì. esatto. Sono anche morbidi, si vede dai sì. beccucci che si stanno aprendo. Sì. No, ma regge anche molto bene molto. La cottura. Sì, 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 se fatti bene, sì. Non si perde l'impegno. Invece Stefania, dicevamo anche, dicevamo del grana, no? Che è un ottimo elemento da andare insieme sia nei ripieni bilanciandolo sì. con altri ingredienti, sì, come sì, possa sì. essere l'amido. Sì, anche perché il grana è ricco, abbiamo detto, di proteine più che di grassi, perché sì. viene fatto da il grana padano, dal latte parzialmente scremato, e quindi sì. si va ad amalgamare molto bene con altri ingredienti. Certo, ottimo. Allora, direi che siamo pronti per impiattare. Ci passi un piatto, Stefania? Sì. Io aggiungo un po' d'acqua di cottura perché porta un po' d'amido, così andiamo a legare. Sì. Come li trova? Speciali. Vero? Molto più belli dei miei. Perché no. Io li condisco solo con burro, fuso e salvia. Questo invece mi sembra una cosa più elegante. Sì, abbiamo ripreso un po' tutto il suo ripieno. Il ripieno. Sfruttando al massimo i sapori. Esatto. E vediamo cosa viene fuori. E quindi anche dell'assaggio, signora Maria Vittoria. Va bene. Allora, vediamo. Facciamo questo piccolo letto di radicchio.
perché i colori sono molto belli. Sì. Diciamo che è un inno all'Italia. Sì, assolutamente. Colore rosso del radicchio. Sì. Verde del basilico. Verde del basilico. Esatto. Il bianco del fagottino. Ottimo. Quindi andiamo a rimettere una fogliolina, un pochino di parmigiano sopra. Basilico nel piatto è concluso al meglio. Quindi ci serviranno tre forchette per l'assaggio. Così al meglio ci vediamo fuori. La Stefania che ormai è la nostra assaggiatrice ufficiale. Sì, infatti. E quello un po' più grande l'assaggio, ecco, io. Certo. Ok. Buoni, buonissimi. Veramente buoni, e complimenti, signora. Grazie.